No, è stato chiarito a sufficienza che l'intervento verrà concluso alla fine di gennaio, salvo che non debbano esserci magari rallentamenti dovuti al maltempo. Se dovessimo avere un inverno di gelo e di neve, qualche giorno in più servirà. È stato ampiamente spiegato che i lavori sono partiti esattamente quando li abbiamo fatto partire con la nostra inaugurazione del cantiere. Un lavoro del genere presuppone un lungo periodo che è stato poi effettuato, nel quale ci si concentra su attività preliminari, in particolare quella della ricerca degli ordigni bellici, la cosiddetta BOB, la bonifica dagli ordigni bellici, che è stata voluta anche sulla pista esistente. Non siamo noi ad aver fatto questa scelta. Il Genio Militare ha recentemente, proprio pochi giorni fa, finalmente dato il parere favorevole al collaudo. Quindi rilasciato il benestare al collaudo di questa bonifica degli ordigni bellici e quindi ora si può cominciare il lavoro, quello più visibile, quello che magari qualche cretino non vede e sul quale ci fa polemica sopra settimanalmente per parlare male di un aeroporto che da quando ha smesso di governare una certa persona ha quasi raddoppiato i passeggeri, ma viene descritto come fallimentare. Questa è una brutta propaganda che si continua a fare contro l'Abruzzo. Io spero che finisca una volta e per tutte e che la realtà dei fatti, che oggi tutti possono vedere perché si vedono, insomma, la movimentazione della terra e tra un po' si vedrà anche stendere l'asfalto, servono 3 mesi di lavoro. Naturalmente questi lavori non impatteranno sul G7, l'aeroporto sarà pienamente funzionale. Per il G7 sono stati già fatti tutti i sopralluoghi di sicurezza dalle autorità competenti, è già tutto previsto e organizzato anche il piano della sicurezza che evidentemente sarà molto rigido.